1993. Diego Armando Maradona si presenta a un'intervista con uno dei giornalisti di fiducia della sua ultima squadra da calciatore, i Newell's Old Boys. È leggermente imbossito, ha la faccia un po' stanca, ma il giornalista che lo deve intervistare non importa nulla. Davanti a lui c'è una leggenda, c'è un mito, c'è la mano di Dios. Grande Diego! Diego, cosa si prova ad essere il più grande giocatore mai passato da Rosario? Maradona lo guarda, poi si lascia andare sulla sedia e inizia a scuotere la testa. Sbagli, il più forte è stato un altro, il Trince. Il Trince? Thomas Felipe Karlovic. Il Trince. 1974. L'Argentina si sta preparando per il Mondiale di Germania e l'allenatore, Vladislav Kapp, detto il polacco, decide che è giunto il momento di testare la sua squadra. Tutti si aspettano la solita partitella dove la nazionale di turno prende a pallonate una squadretta di dilettanti, ma il CT argentino ha in mente un'altra idea. Siamo a Rosario. Perché non affrontare una selezione dei migliori giocatori della città? A Rosario sono nati calcisticamente e non solo Messi, Di Maria, il Tata Martino, il Loco Bielsa e, particolare assolutamente non trascurabile, un certo Ernesto Guevara della Serna, detto il Che. In città ci sono due squadre di altissimo livello, i Newell's Old Boys e il Rosario Central. Più volte sono stati campioni della Primera División. E entrambe sono delle fucine di fenomeni incredibili. Lo star di Rosario sarà ovviamente formata dai giocatori di queste due squadre. Ma allora perché all'ingresso in campo dei calciatori c'è un numero 5 che nessuno dei giornalisti ha mai visto? Lo guardano caracollare verso il centro del campo, ha i capelli lunghi, lo sguardo assonnato, un nasone che gli copre metà faccia. Hanno messo un dilettante a giocare contro la selezione, altri iniziano ad andare in giro a chiedere se qualcuno conosce quel numero 5. Allo stadio lo conoscono tutti. Ma nessuno risponde. Quel numero 5 è Thomas Felipe Karlovic. In città tutti però lo conoscono come il Trince. È nato nel 1949 a Rosario ed è il capitano del terzo club della città, il Córdoba Central, che vivacchia nella seconda divisione senza alcuna ambizione di promozione. Ecco, a Rosario il Trince è quanto di più simile a un idolo pagano ci possa essere. Con la palla tra i piedi, il Trince può fare tutto quello che vuole. La sua specialità però sono i tunnel. Un giorno, di qualche anno prima, dagli spalti iniziano a chiamarlo Trince! Trince! Karlovic alza lo sguardo, lo guarda. Doble cagno! L'azione dopo, il Trince prende la palla, punta un uomo, gliela mette sotto le gambe e mentre quello sta ancora cercando di capire cosa sia successo, gliela rimette. Gli spalti esplodono. Da quel momento glielo chiederanno di continuo. Quel pomeriggio del 1974 l'intera Argentina se ne innamora. A fine primo tempo la nazionale è sotto per 3-0. Non c'è modo di fermare questi qui, pensa il polacco, soprattutto quel capellone, come faccio a fermarlo? A questo punto leggenda vuole che Vladislav Kapp si alzi dalla sua panchina, corra dal selezionatore avversario, lo guardi e gli dica «Por favor, viejo, togli quel 5!» Ci sta umiliando. Gli sono bastati 45 minuti per entrare nella leggenda e il Trince non tornerà in campo nel secondo tempo. Ma tutti, fuori e dentro al campo, si ricorderanno di lui. Tra quelli che lo vedono da fuori c'è César Luis Menotti, che prenderà il posto di Kapp dopo il disastro tedesco e porterà l'Argentina a vincere i mondiali organizzati in casa 4 anni dopo. Per quei mondiali Menotti decide di provare a chiamare il Trince. Lui sembra contento, dice che partirà subito per andare a fare il provino, ma la strada tra Rosario e Buenos Aires è lunga e piena di insidie. Quella che lo frega è un lago a nemmeno un giorno di distanza dalla sua città. Lui arriva lì una sera, si ferma per riposare, vede il lago e decide di fermarsi a pescare. A Buenos Aires non lo vedranno mai.
Qualche anno dopo, Eltrice disse: la verità è che mi piaceva giocare a calcio e stare con le persone che amavo. E tutte le persone che amavo vivevano a Rosario. We'll be right back.